Con apposita determine è stato istituito anche per l'estate 2023 il servizio di sorveglianza e salvataggio sulle spiagge di Marina di Modica e Maganuco. Il servizio comprende due postazioni a Marina e una a Maganuco ed è stato ufficialmente avviato dal mese di luglio e avrà una durata di 65 giorni. Esso va ad integrarsi con gli stabilimenti privati già presenti sugli arenili che dispongono tutti di servizio di salvataggio privato. Nonostante i pochi giorni avuti a disposizione dal nostro insediamento, commenta il sindaco Maria Monisteri, abbiamo corso per predisporre tutti gli atti necessari affinché quest'anno si istituisse un servizio così importante. Essi hanno un compito di grande responsabilità, conclude, vigilare sulla sicurezza e permettere a tutti di godersi le tanto attese ferie estive. Tutto questo però mentre ieri a Marina di Modica si è registrato purtroppo il primo decesso a mare, precisamente nei pressi dell'ex Lido Itaparica. Si è trattato di un turista svizzero pensionato in vacanze in Sicilia con la famiglia. Era stato in spiaggia insieme alla moglie quando all'improvviso l'uomo ha accusato un malore proprio mentre faceva il bagno. Con l'aiuto di alcuni bagnanti è riuscito a raggiungere la riva, dove si è accasciato al suolo con un'evidente crisi respiratoria. Purtroppo per lui nulla da fare, a nulla sono serviti i soccorsi del 118 e neanche il passaparola, che intanto si era creato sul bagnasciuga alla ricerca di un medico di fortuna che potesse prestare i primi soccorsi. L'uomo è morto davanti agli occhi increduli della moglie.